c'era una storia, quale storia? Una importante, perché mi ricordo, era ancora l'epoca in cui le copertine di Topolino non rispecchiavano esattamente il contenuto. Vediamo che anno era, il 4 giugno 96, magari c'era dentro la prima Ciccio appena disegnata della Santa, la prima pubblicata su Topolino, non la prima che ho scritto per Topolino, nemmeno la prima in realtà disneyana che ho scritto, però la prima che è stata pubblicata. Era stata una grande emozione perché poi, sì, era uscita praticamente quasi contemporanea con un mio compleanno, non si dice quanti fossero, erano già un po' in un certo senso. Che emozione, tanto tempo che non la rileggo, però parlava di cibo, di critici, era un po' antesignana, no? Oh, Gianni Bono della PR, che era un servizio editoriale importantissimo, e dello staff di IFA in particolare. Ed è successo a un certo punto della mia vita, non ero poi così neanche giovane in realtà, ero attorno ai 30 anni, avevo già fatto delle cose piccole nel mondo dei fumetti, però mi sono ritrovato, e soprattutto ero stato un giornalista musicale, in un'epoca degli anni, fine anni 80, inizio 90, che era proprio, soprattutto in una Milano, in cui veramente sembrava poi che i soldi piovessero dal cielo. E invece poi i rubinetti si sono tutti chiusi, a un certo punto mi sono ritrovato con mia moglie che aspettava la mia prima figlia, una situazione, e mi sono trovato senza un lavoro. E Gianni, che avevo incontrato alcune volte vagando per festival di fumetti, mi sono presentato da lui e mi ha detto: vieni da me, qualcosa faremo. Quindi sono entrato lì come redattore, editor. E poi, già che c'ero, mi ha messo anche a sistemare delle cose di quella Disney, no? Dei grandi classici, che stampe troppo miste. Rileggevo queste cose e dicevo: oh, ma come sono belle! Ritrovavo il Topolino di Gofferson di Scarpa, dicevo: beh, ma si potrebbero fare delle cose così anche adesso, perché poi era l'epoca del romanzo criminale, delle cose di Pulp Fiction, così dicevo: cavolo, si potrebbero fare adesso delle cose così, no? Delle storie criminali, anche con un certo livello di umorismo. Quindi è andata un po' lì l'ispirazione. Poi a un certo punto Gianni una volta mi ha detto: beh, visto che se vuoi un po' arrotondare, perché non provi a scrivere un po' per Topolino? E allora io ho proposto un soggetto per una prima storia, che ha mediato Gianni Bono con la redazione, c'era Ezio Silto, Simone Stenti, così il primo soggetto è stato subito approvato. In realtà poi è disegnato un po' lentamente, ma per questo è uscito dopo quella... Da Massimo De Vita, e si trovava originariamente Pluto il campione terrestre, poi è diventato Topolino il campione terrestre, perché io ero troppo timido, non osavo, anche se la storia era assolutamente di Topolino, mi sembrava troppo per me. E quindi, però è stato proprio, Gianni ha creduto in me, ha scritto la chiusa in un certo senso, quindi gli sarò sempre grato. Mickey Mouse Mystery Magazine, questa era la seconda storia dei Link, e disegnata da Perina, da Alessandro Perina. Beh, è stato un momento magico. Fra l'altro poi, cioè, Mickey Mouse Mystery Magazine è stato un po' come, non so, come se fosse una specie di Ken Parker della Disney, nel senso un fumetto che magari non vendeva tantissimo, e purtroppo per le medie che c'erano all'epoca era troppo poco, però che piaceva a tutti tantissimo, chi lo leggeva lo amava tantissimo. E lì proprio sono iniziati ad arrivare i premi, e anche a prendermi in considerazione molto seriamente altre case editrici. Quindi proprio, è stato un momento massimo nella mia carriera, uno degli apici della mia carriera di sceneggiatore disneyano, e in un certo senso però anche l'inizio di una fine di un monopolio, diciamo così, perché ho messo così tanto fuori la testa facendo vedere di poter fare delle storie che erano sì disneyane, però avevano anche un altro spirito. Insomma, queste storie avevano un che di, lo dico fra virgolette perché non mi piace mai usarlo, perché per me sono più che adulte qualunque storia che faccio per bambini. No, queste storie comunque avevano quel che di adulto che mi ha fatto notare un po' dappertutto. Quindi sono arrivate anche le prime proposte da parte della Bonelli, addirittura mi hanno chiesto se preferivo fare Dylan Dog o Nick Ride. Ho detto: tutte e due, ho risposto, no? E poi ho cominciato Diabolic, cioè tutto questo periodo qua. Che corrispondeva un po' prima alle cose che sono finite l'antologia Topolino Noir, e poi in particolare a Mickey Mouse Mystery Magazine. Questo disegno di Zaniboni, sicuramente,
però ha un senso, perché mi sono ritrovato a un certo punto anche a scrivere i due più importanti storici, non voglio levare nulla di Dylan per esempio, ci mancherebbe altro, però i due storici personaggi del fumetto popolare adulto, riusiamo questo termine in maniera impropria ma ci siamo capiti, italiano, che sono Tex e Diabolik. In realtà mi sono trovato molto meglio con Diabolik. Strano, perché sembra più con delle regole più fisse. Invece con Diabolik, lavorando con Mario Gomboli, anche per un periodo breve purtroppo con Luciana Giussani, abbiamo creato una continuity dal personaggio che aveva, non l'aveva veramente, c'erano delle tracce. Mentre con Tex è stato un rapporto molto difficile, perché mi sentivo un obbligo di scriverlo e pensavo che smettere di scriverlo sarebbe stato, come dire, una specie di fallimento personale, cose, cioè mi sembrava che fosse così in alto che non fu... però nello stesso tempo lo soffrivo molto. Non c'è niente di male a dirlo, perché è una cosa che può capitare benissimo e non è assolutamente un'accusa, perché può capitare benissimo. Non trovavo una quadra col curatore, che questo può capitare col miglior autore e col miglior curatore. Non è che questa cosa, sappiatelo, nel mondo dell'editoria, non solo fumetti, ci può essere il miglior curatore del mondo, che Boselli è sicuramente, è anche un autore bravo, però che non trovano la quadra, anzi più vanno avanti più le cose, più ognuno si arrocca sulle sue posizioni, e questo sicuramente è capitato a me finché la cosa un po' non si è rotta. Invece con Diabolik, comunque le storie di Tex sono fiero di averle fatte, è un periodo bello professionalmente, ho fatto, non so, il Texone disegnato da Breccia, che era un'idea, praticamente un soggetto già penso finito di Sergio Bonelli. Ci sono state storie con disegnatori bravissimi, quindi è stato proprio un momento importante. Una cosa che ha piaciuto moltissimo ai lettori, che avevo rivelato dove finivano i trucchi Diabolik che lui lasciava in giro per strada. Però questo finale non me lo ricordavo, con la gabbia spezzata, addirittura quattro vignette nell'ultima pagina, poi, dove di solito si deve finire con una bella vignettona larga, invece così. In vari momenti della vita con Giorgio Cavazzano. E anche in vari momenti fisiognomici, diciamo così. E beh, è stato un po'... Ho avuto tanti padri e tanti scopritori, però Giorgio è sicuramente un posto d'onore, perché ci ha creduto subito, ci ha scommesso subito, addirittura in maniera un po' autolesionista, visto che gli piaceva avermi in Disney, mi ha anche presentato in giro un po' a Silver, in Bonelli. È stata una grande emozione. In realtà lo capisco negli anni quanto sia stato importante per entrambi. Per me è stato fondamentale. Numero 10 o 11 di Brad Baron, Anna Lazzarini. Che ti posso dire? È stato un grandissimo onore che mi abbiano chiesto di fare la prima miniserie di Sergio Bonelli Editore, Brad Baron. Non ci credeva nessuno lì dentro che Sergio Bonelli fosse improvvisamente avesse accettato di fare una miniserie che fosse tale. A metà strada Sergio Bonelli non ci credeva nemmeno lui, diceva no, ma andiamo avanti. Ma io gli dicevo, credo che un po' ci sia anche rimasto male e non me l'abbia mai perdonata. Cioè dicevo, guardi signor Bonelli, perché io gli davo del tu, ero uno dei pochi che dava del tu e lui lo se lo lasciava dare. Eppure eravamo amici, Forse era anche una dimostrazione di quanto lo fossimo veramente. E... diceva, guardi signor Bonelli, se noi adesso non chiudiamo, nessuno poi ci crederà più. E lei avrà perso una possibilità di fare questo formato nuovo, no, delle miniserie. Dobbiamo avere il coraggio di chiudere, perché altrimenti, cioè, quando partirà la prossima, nessuno dirà, ci crederà che chiude dopo 16 numeri, che magari diventeranno 12, 8, 4, cosa che poi è successa. E allora mi ricordo che abbiamo chiuso che eravamo... era diventata una linea piatta, eravamo sempre sopra le 50.000 copie, sempre, che erano già un veramente numero, e abbiamo chiuso che eravamo ancora sopra, e è stata una cosa che ha stupito tutti. Infatti poi ho accettato il compromesso di fare qualche speciale, ma solamente cioè, ogni 6 mesi, di datare che poi fosse chiaro che era fuori serie, però abbiamo avuto il coraggio di farlo. Fatto, poi è una serie molto bonelliana, tutti si immaginavano che avrei fatto qualcosa di sorprendente, strano, fuori dagli schemi. In realtà è molto bonelliana alla maniera di Zagro, cioè un personaggio che può vivere una storia horror, western, come in questo caso, di fantascienza pure, bellica. E quindi
Poi in realtà è un personaggio che tradiva la moglie, che alla fine aveva uno strano rapporto con i suoi avversari. Cioè, sotto sotto aveva un sacco di cose non bonelliane in senso stretto, però era bonelliano nell'impianto avventuroso che si snodava in varie maniere. Era un po' zagoriano, ecco, quindi questo devo dire, che poteva vivere una storia horror, una di fantascienza, una con i zombie, una bellica. Sì, proprio attraversava i sentieri dell'avventura.